sarà forse ricordata come l'omelia delle tre P, parola, pane e poveri. Sono le consegne che il Papa ha lasciato nell'omelia della messa celebrata allo stadio Dall'Ara, che ha concluso l'intensa giornata di visita a Bologna. La celebrazione è stata preceduta da quello che, a detta di molti, è stato il momento più emozionante della giornata, l'ingresso dell'immagine della Madonna di San Luca, scesa in modo straordinario dal suo santuario sul Colle e portata a spalla dai domenichini. L'immagine è stata collocata accanto all'altare nel luogo dove poi è stato intronizzato il libro dei Vangeli. Erano diverse decine di migliaia i bolognesi seduti sugli spalti, mentre nell'area del campo erano disposti i concelebranti, le autorità, i disabili, i fedeli delle parrocchie colpite dal terremoto e quelli delle parrocchie più isolate della montagna. Accanto al Papa i vescovi di Bologna e Cesena, Zuppi e Regattieri, che hanno accolto la visita del Papa in questa che sarà ricordata come la prima domenica dedicata alla parola di Dio. Questo è il motivo per cui l'ambone per la proclamazione delle letture bibliche era collocato in posizione predominante. Il Papa ha consegnato il lezionario ai lettori che hanno raggiunto l'ambone in processione. Sull'altare anche numerosi vescovi provenienti o originari dell'Emilia-Romagna. La pioggia ha segnato alcuni momenti della celebrazione, ma non ha turbato il clima di raccoglimento e di preghiera. Partendo dal Vangelo del giorno, citando la parabola dei due figli, che alla richiesta del padre di andare nella sua vigna rispondono il primo no ma poi va e il secondo sì ma poi non va, il Papa ha messo in evidenza l'ipocrisia dell'uomo che seppellisce la voce del padre, ma anche che la parola di Dio fa ardere il cuore perché ci fa sentire amati e consolati. La parola chiave è pentirsi. È il pentimento che permette di non irrigidirsi, di trasformare il no a Dio in sì e il sì al peccato in no per amore del Signore. La volontà del Padre, che ogni giorno delicatamente parla alla nostra coscienza, si compie solo nella forma del pentimento e della conversione continua. Infine ha parlato delle tre P, tre punti di riferimento, tre alimenti base per vivere, parola, pane e poveri. La prima è la parola, che è la bussola per camminare umile, per non perdere la strada di Dio e cadere nella mondanità. La seconda P è il pane eucaristico, perché dall'Eucaristia tutto comincia. È nell'Eucaristia che si incontra la Chiesa, non nelle chiacchiere e nelle cronache, ma qui, nel corpo di Cristo, condiviso da gente peccatrice e bisognosa, che però si sente amata e allora desidera amare. Da qui si parte e ci si ritrova ogni volta. Questo è l'inizio irrinunciabile del nostro essere Chiesa. Lo proclama ad alta voce il Congresso Eucaristico. La Chiesa si raduna così, nasce e vive intorno all'Eucaristia, con Gesù presente e vivo da adorare, ricevere e donare ogni giorno. Infine, la terza P, i poveri. Ancora oggi, purtroppo, tante persone mancano del necessario, ma ci sono anche tanti poveri di affetto, persone sole e poveri di Dio. In tutti loro troviamo Gesù, perché Gesù nel mondo ha seguito la via della povertà, dell'annientamento. Al momento dell'offertorio è stata portata all'altare la pisside eucaristica di Montesole, il vaso sacro che riporta ancora i segni delle pallottole, con il quale Don Ubaldo Marchioni comunicò i fedeli riuniti nella chiesa di Casaglia prima della strage nazista. La stessa pisside che il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli aveva potuto venerare nella chiesa del monastero di Montesole. Attorno all'altare la scritta tratta dalla Didache, che richiama la continuità tra l'Eucaristia celebrata e il servizio di carità. Il rito è stato sostenuto da un coro composto da 400 cantori provenienti dalle parrocchie della diocesi.
La croce sull'altare era una riproduzione in marmo di quella custodita in San Petronio, una delle quattro croci viarie fatte risalire ai tempi del Santo Protettore. La celebrazione si è svolta in un clima impressionante di silenzio e di raccoglimento. Solo al termine, Monsignor Zuppi, nel ringraziare il Papa, ha chiesto un applauso di gratitudine per il Cardinale Carlo Caffarra, che attendeva questo giorno con gioia, ma che è stato nel frattempo chiamato al cielo. Siamo certi che prega dal cielo, per la Chiesa tutta e in particolare per la sua Chiesa di Bologna. E noi un applauso glielo facciamo da qua giù. Prima della benedizione conclusiva, il Papa ha consegnato ad alcuni fedeli il libro del Vangelo che tutti i presenti hanno ricevuto all'uscita dello stadio. Il Papa, salutato festosamente da tutti i fedeli, ha raggiunto la sagrestia, dove ha posto la sua firma sul libro del Vangelo della cattedrale accanto a quella del patriarca Bartolomeo, e ha preso la direzione di un vicino centro sportivo, dove c'era ad attenderlo l'elicottero che lo ha riportato in Vaticano.